Ed eccoci qui di nuovo al campo di Bisaccia, scusate, è ancora Gino Mannizio che vi parla in questo secondo tempo, inizio, vi ricordo che è finito 1-0 sul calcio di rigore, l'Artemisium in vantaggio. Artemisium è la squadra che vediamo sulla sinistra con la maglietta blu. La maglietta azzurra, l'altra squadra è il Bisaccia che gioca in casa. Oggi brutto tempo, un vento molto forte, una leggera pioggia che ogni tanto si fa sentire, il campo bagnato e scivoloso. L'arbitro aveva sospeso la partita ai primi 10 minuti di gioco per il forte vento, poi fortunatamente dopo 6 minuti ha ripreso. Oggi è la prima partita di quest'anno 2014, siamo nel campionato campano, ottava giornata di andata. Nonostante il brutto tempo, abbiamo qui sulla tribuna una settantina di persone che sono venute qui per vedere la partita, anche tifosi da Sant'Agata di Puglia, ricordo Rita, anche tifosi da Sant'Agata di Puglia, ricordo l'Artemisium, la squadra di Sant'Agata, presidente del Vento. È stata una punizione, cartellino rosso vedo da lontano per un giocatore del Bisaccia, vediamo un po' cosa succede, vedo le contestazioni, ancora insiste l'arbitro sul giocatore, il giocatore che protesta. Si parla di ammonizione, non di espulsione. Forza! Forza Lupi! Forza forza! Avevo visto bene, era un cartellino rosso. E l'arbitro caccia fuori proprio il capitano, per torta la faccia, il capitano del Bisaccia. Inizia male questo secondo tempo per il Bisaccia, viene buttato fuori dall'arbitro insistentemente sul giocatore, sul capitano del Bisaccia. Riprende il gioco. Non passa la palla, adesso è deciso il Bisaccia, vedete va in attacco, probabilmente si gioca meglio su quest'altro campo perché anche all'inizio era l'Artemisium che attaccava da questo lato sinistro della nostra telecamera e adesso è il Bisaccia. Ci prova ancora, viene tolta palla, la palla vedete che scivola su questo terreno, un bel campo in erbetta, ma devo dire con questa pioggia la difficoltà aumenta sempre di più, ma chiaramente per tutte e due le squadre. Cottola che lancia in avanti la palla, esce il portiere, mantiene in aria la palla. Vedete il tifo da questa parte dell'Artemisium. Thank you.
calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo, questo secondo tempo a favore del Bisaccia. Ed è bravo il giocatore dell'Atteniente di testa a portare fuori il pericolo. Bravo Leone, ancora a tenere la palla su Cavallone, e Cavallone in attacco, va su Zottola, poi ancora l'Artemisium a tenere palla, Cavallone era da solo sul lato destro, Danza non è stato servito. Avete visto una punizione, un fallo sul giocatore e l'arbitro ha dato la punizione a favore del Bisaccia, ma poi alla fine c'è stato un fallo laterale. Riparte l'Artemisium. Iaculo da questo lato lancia al centro, troppo lunga. Ha sbagliato il passaggio, probabilmente Zottola chiedeva la palla su questo lato. Sandro! Lancio del portiere. Lancia! Il Bonito che vince 2-0 per ora Monteverde, il Taurati anche lui ancora mantiene il risultato di 2-0, l'HD a 4-0 su Lanzano. Siamo su tutti i campi al secondo tempo, solo sul nostro che è iniziato in ritardo perché c'è stata la sospensione di 6 minuti per il forte vento. Bellissima questa parata grandiosa di Carruto, veramente la palla insidiosa, nonostante poi il rimbalzo ancora più insidioso, e grande parata di Carruto, occasione d'oro veramente per il Bisaccia di andare in pareggio. E riparte l'Artemisium tra Zottola e Danza, ancora Cavallone e Danza, purtroppo il colpo di piede del portiere riesce a respingere la palla.
fortunato nel rimbalzo è stato il capitano Danzo. E sul campo dell'Accademia 5 sono le reti, 5-0 su Lanzano, praticamente una valanga di gol che si vanno a cadere su Lanzano. E da questa parte l'Artemisium che ancora insiste. Ha chiamato il fuorigioco, ma l'ha chiamato anche in ritardo, ecco perché le proteste. Profuma l'azione dell'Artemisium. Bravo, due, passa la palla. Zottolo è a terra. C'è una scivolata, poi caduta a terra, forse un crampo, non sappiamo. Vai! E l'arbitro subito dice di no, non è rigore. Sulla palla, dicono qui alcuni tifosi del Bitaccia. Si continua il gioco. Ora Aquilino molto bravo a togliere la palla. Ammonizione sul giocatore dell'Artemisium. Proteste. E avevo visto un cartellino rosso anche in questa occasione. Leone Mauro, ma dalla mia telecamera non si evince una cosa del genere, lo vedremo meglio. L'arbitro però è stato imparziale, deciso. La posizione quale? Non faccio considerazioni personali, la decisione è stata dell'arbitro. E quindi due espulsi, uno dalla parte del Bitaccia e l'altro dall'Artemisium, e quindi adesso pareggio tra le due squadre, i giocatori, 1-0 per ora l'Artemisium sul Bitaccia. Siamo al secondo tempo. Diamo questa punizione. Thank you.
Sandro, prima sta Paolo, Sandro. Bellissimo questo tiro, purtroppo traversa, ancora ci riprovano l'Artemisium. Grande assist di Danza e ci prova da quel punto Cavallone e fiora il palo. Buona! Buona! Vai Danza, vai, passala! Ed è ancora calcio d'angolo a favore dell'Artemisium. Di me, stanno giocando tutte le partite. Vai! Fabio, buono, buono! Che cosa va a dire? Va a dire, via! 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 Buona Madrid, buona! Ma che c'è? Piazza Padre! Dai, levala la tua, vale, levala! Buona, buona, vai, vai, vai! Peccato, un bel gioco veramente, una bella galoppata del capitano Danza, poi per fortuna del Bisaccia si è fermata l'azione. Però oggi non è il giorno. Ma che tu! Però oggi non è che buona, buona! Buona! Altra occasione, gli ultimi due minuti di gioco qui al campo di Bisaccia. Vi ricordo l'Artemisium vince 1-0 sulla squadra del Bisaccia e mantiene per ora il record di vittorie su questo campionato campano. Oggi è la prima partita del 2014
ottava giornata di andata, l'Artemisium di Diego del Vento di Sant'Agata di Puglia continua a mantenere alta la squadra e il valore di questa squadra, appunto, in questo campionato campano. È Danza ancora che porta la palla in avanti per l'Artemisium, palla al centro, non raccoglie nessuno purtroppo e sfuma anche questa azione. Vi ricordo anche due traverse prese e due gol mancati del capitano Danza. E fischia l'arbitro la fine della partita e Gino Magnisio e Giovanni Vivolo vi salutano qui dal campo sportivo del Bisaccia. Vince anche oggi l'Artemisium 1-0 sul rigore segnato da Cavallone a circa 30 minuti del primo tempo, e quindi grande Artemisium, grande tifo qui dagli spalti, e vi salutiamo in questa giornata, l'ottava giornata di andata campionato campano, oggi 5 gennaio 2014. Arrivederci alla prossima partita.